Siamo con la regina delle telenovelas Grazie, che grazie, negli anni Ottanta ha avuto molto successo qui in Italia. Sapevi di questo successo che c'era qui in Italia, Sì. di questo amore che c'era italiano? Sapeva, però non è lo stesso quando tu arrivi. Quando tu arrivi e ti rendi conto di questo amore e della gente che ti lascia entrare, perché che entro al suo hogar e me l'ha già dato lì, non è 1 anno, 2 anni, 3 anni, 25 anni di più, tutta la mia telenovela esco, adesso c'è Grecia, dopo un'altra, ripete in distinto canale, non c'è 1 anno che non c'è due a tre Delle repliche. telenovela, Sì, infatti. è una cosa incredibile. Entonces, soy la sorella, la zia, la mamma, tutti insieme. E il piccolo, un bambino, mi dice: voglio sposare con te, Grecia. Io, guarda, è un bambino bello. Allora, sappiamo che vuoi comunque lavorare qui in Italia, Sì. addirittura a Napoli, dove siamo adesso. E vorresti fare un cameo come in un posto al sole in questa. Tu Sì. segui questa. Sì, sicuro, sicuro. E mi piace perché è una serie che non finisce, c'è storia, un'altra storia, e va a essere la gente che va a dire: mi piace come sta Grecia, rimarrò qui. Invece poi hai fatto Ballando con le Sì, stelle in in Argentina. Argentina. Sì, Bailando con un sueño con Marcello Tinelli, un produttore che ora lui aveva la sua produzione anche per fare ficzione, è un uomo incredibile, sempre agradecida a Argentina, è un paese di cuore, mio figlio sai che è argentino, Gianfranco, e lui è un, credo che è la persona con Susana Jiménez e Mirtha Legrand più conosciuta dell'Argentina, e quando ho fatto questo programma io diceva: come io voglio fare, c'è una cosa che è come una ruota, una biosfera, tu hai visto la biosfera? Sì. Boh, io ho detto: me voglio mettere lì, sono capace di farlo, sì, e è uscito tutto bene, c'è un equipo incredibile Ma loro. tu sei ballerina, hai fatto No, non sono danza, ma. ballerina. Ah, ok. Sono una, come ha detto Barbara, Ma. siamo una pazza che non piace ballare tutto. Sì, Un'ultima abbiamo domanda. simile con lei, Hai molte cose cominciato proprio da simili. piccola. Da piccola, 9 anni. Come mai? Cioè, nel senso, qualcuno ti ha spinto? Come è Oh, successo è questo successo così. desiderio? Un giorno una bambina piccola, credo 6 anni, quando tu comincia a vedere le cose della vita. Sempre mirava la TV, la telenovela, e rimanere lì. Mamma, Grecia, andi fuori. Mamma, lasciami. Grecia, anda fuori. Buono, niente. Sempre la telenovela. C'è un orario per vederla, ok? Però ho cominciato a studiare teatro. Ho fatto la Virgin Maria, ho fatto opera di teatro di drammaturgo importante, tutto. E un giorno un'amica della mia mamma. Mamma sta nel cielo, si è andato via il 20 di novembre dell'anno scorso, sì. 2017. E lei mi diceva: Grecia, c'è un'amica che vuole che tu andi al canale di TV per vedere, perché sai che ti piace moltissimo l'attuazione. Mia mamma, tranquilla, lei non è che non voleva, lei voleva vedermi felice, e come lei si rende conto di che io guardava la TV e rimanere così. Guarda l'attore, sai che Estasiato. faceva? E lo specchio, mi dava un bacio così, con lo specchio, i capelli, facevo così, mi ponia una toaglia, come si dice? Un telo, sì, una Velo. tovaglia, sì, un No, non asciugamano, velo, quando asciugamano, asciugamani, un asciugamani asciugamano. lungo, e guardava la TV. Tovaglia. E bueno, lei mi ha detto: un'amica di me va ad andare, che canal quieres, Radio Caracas o Venevisión? È detto Radio Caracas Televisión. Lì la mia casa per sempre. Sono arrivata in un sito così, un passaggio, come si dice in italiano? Passaggio? Sì, Corridoio, corredore. corridoio. Ho arrivato lì e un produttore mi ha detto: tu sei Grecia? Sì, tu vai a essere Angelica. Io, chi? Angelica, vieni.
ha fatto la camera di TV, tutto, una prueba, soltanto. Tu studi teatro? Io dico, sì, studio. Tu desiderio qual è? Essere attrice? Così, no? Come tu mi domandi, che cosa vuole lavorare in Italia? Buono, niente. Ho fatto rimanere lì tutta la mia carriera, Radio Caracas Televisión. C'è una volta che Venevisión ha voluto che vaya a questo canale, Radio Caracas mi ha cercato, ha detto di no, e sempre Radio Caracas Televisión, sempre. Archimedes Rivero, la persona che mi ha dato la possibilità, si chiama Archimedes Rivero, è una persona adesso sempre molto importante nella mia carriera. So invece che hai un'altra passione, sì. Un altro creare gioielli. Sì, come l'ho è nata detto. Questa cosa? La verità è questa, sempre, sempre nella mia testa, sempre dico così e è la verità. La gente pensa che se tu sogni non tutto si fa di realtà. Io credo di sì, perché a me mi è successo, io scrivo, non sei tu, io scrivo, faccio così. Voglio, non è... Potrei essere, no, quiero, voglio fare questo. Io voglio fare la Cenicienta, io voglio fare gli gioielli, io voglio essere conosciuta più sempre in Italia, in Europa, in tutto il mondo, però bene. Non è dire voglio essere la diva, no, voglio essere un'attrice che si porta in una TV e che la gente voglia vederla perché lei pone il cuore. Eso voglio. Disegni proprio tu? E disegno tutto con la mia mano. C'è una pulsera, ho fatto incredibile. Prima di andare via, io ho portato due pulsera che ho fatto per una bambina di un anno. Incredibile. Di un anno, la mamma, anche la zia della mamma. Tre. E quando l'ho portato, perché era speciale, il disegno, volevano, è una che si chiama Azabache. E questo, la mia mamma me lo ha portato. C'è la Milagrosa, come sempre, guarda. E questo è l'Azabache, che è nero, è una pietra. È la pietra, ok. Ok. E loro volevano la pulsera con Azabache, che è trabajato con los indios, ok, de los Pijiguaos de Venezuela. Ah, ecco. Ok, c'è un lavoro. Bueno, questa pulsera sono 6 ore della mia mano, così, okay? Ah, quindi proprio mettendo tutti la mia mano, anche dopo mi fa artigianale proprio tutto. Quando ho finito, ho portato la pulsera. Grecia, vogliamo 3 di più? No, oh, no, posso, devo andare in viaggio. Bueno, mi ha raccontato ieri che hanno arrivato in italiani, c'è 2 posti soltanto in Caracas. Caracano, Valencia, in El Sanville, è un centro commerciale molto bellissimo. La gioielleria James, ok? C'è i gioielli. Anche la stessa gioielleria James, è nell'hotel Embassy di Valencia, c'è okay. Un altro posto. Buono, mi ha detto che è arrivato un italiano che voleva quasi tutto. Le ha detto no. Lei non sta qui, c'è l'ha già qualcuna cosa e ha portato. Come si chiama la linea di gioielli? È Grecia Colmenares FP. Yeah? Ah, ok, sì, quindi sì. Ok, li ringraziamo Grecia per la disponibilità. No, grazie. Grazie.